Verso destra risponde ovviamente il Montagnola con la tenuta blaugrana alla Barcellona, da destra verso sinistra, giro palla con Antolini che alza subito il pallone in verticale verso Del Sole, in avanti lo spiovente a cercare Schiavo, chiuso da Capitan Ciolli. Ora Rossi, avanti verso Guidi, fermato, ottimo intervento del numero 6 Amato, la messa laterale subito battuta da Ruggeri, va centralmente dal numero 19 Camerini, la gira verso Scafetta. Ora Bianchi, Privitera, ecco il primo giro palla del Montagnolo a cercare uno spazio in verticale che non arriva, allora si torna in dietro, passaggio rischiosissimo orizzontale verso Ciolli che di rimettersi la scarica avanti, riesce a girarla verso Guidi, con la sinistra in dietro, a cercare il numero 19 trovato, Camerini. Non passivi, Gira non ancora in passivi. aria, con Bianchi, alza il pallone sulla sinistra, cerca Ruggeri, vuole troppo alto, fuori, la rimessa laterale in zona difensiva sarà Sempre i movimenti, per ragazzi, anche la sulla Loco palla, Motiv, intelligenza, che vai per lei è passivi. stata importantissima per entrare nella corsa playoff. Mancano ovviamente due partite per la Loco Motiv, ne mancano tre invece per l'FR, che è al quinto posto a 24 punti, infatti dovrebbe Praticampoli, recuperare Alto una. di È vince, Alto importantissimo uscire vince! da questo campo senza quantomeno perdere, perché è difficilissimo. Uno per il Montagnola che secondo vuole vincere il campionato, due perché importa, c'è cioè, D'Andrea che non è un portiere di fatto, data l'disponibilità dell'ultimo minuto di Rizzi. Contemporaneo, nel mentre sta giocando anche la finale di Coppa MIV, viene impegnato il Maccabi che questa sera potrebbe uscire dal campo con due trofei, la Coppa MIV appunto e il campionato. Se appunto il Montagnolo non dovesse vincere contro la Lokomotiv, scontro d'altissima classifica, seconda contro sesta in campionato. Lancio in avanti a cercare Schiavo sulla sinistra, coperto ottimamente da Ciolli. Può ripartire, mentre rimane ancora a terra contuso Schiavo e Ciolli. Manda il pallone fuori. Ora proprio Ciolli la riconsegna al portiere Denisov. Guidi, Si abbassa Bianchi, riceve il pallone e poi la scambia con Camerini, interroga area di rigore. Lascio in verticale, sbagliato. La recupera allora numero 26 Luciani, scarico in avanti, capisce tutto però, un ottimo intervento difensivo di Ruggeri che fa ripartire suoi cambiando lato, a cercare Privitera in avanti. Verso Paolo Antoni, gioca oggi titolare, numero 24, doveva partire Pomarico. Largo a destra, invece non è neanche in panchina. Schiavo con Luciani, lotta su questo pallone, a vincere il duello, però è il numero 16, Lattanzio. Gira verso Privitera, può partire il numero 2. Lascia in avanti il tacco di Guida, libera un compagno che però non c'è sulla traiettoria. Può ripartire allora in avanti l'offensiva della Lokomotiv, fermata subito sulla nascita dal lancio sbagliato di Del Sole. Ciolli. Lancio in avanti a cercare Rossi, taglia in verticale di Rossi che può anche crossare da lì, rientra allora sul destro del numero 3. Attaccato da Fuscarini, entra in area di rigore, chiuso dal ripiegamento difensivo di Bellini. Per ripartire allora Luciani, centrocampo scambia centralmente da Del Sole, lascio in avanti a cercare Schiavo, non arriva il numero 93 sulla sfera, ci cioè arriva invece Bianchi che fa ripartire ancora i suoi. Gabri, scivola Fosca, scivola! Lascio in avanti a cercare Guidi. Gira in mezzo a due giocatori e poi subisce fallo a Dai, va centrocampo. bene, va bene, va bene, il fallo c'è, ma è giusta l'uscita. Guidi torna in dietro al numero 16 Lattanzio. Schermo, schermo, Michi! Gira verso Ciolli e Schermo! torna dal proprio portiere Denisov. Ciolli. Ancora il capitano numero 20, va da Bianchi, compagno di reparto, giro palla spasmodico del Maccabi, anzi del Montanino, scusate. Ancora Ciolli,
alza lo sguardo, serve il numero 16 Lattanzio, che vada al suo capitano, esce in pressione Ruggeri. Camerini cambia gioco a cercare l'avanzata di Primitera, che era andato in sua posizione, stoppa con la testa, poi converge verso l'interno del campo e subisce il fallo da Di Geronimo, che dice che non l'ha toccato, il fallo c'era, già battuto, corto da Camerini, che va da Guidi, chiuso da Del Sole, poi si rifugia dietro da Antolini. Bellini, Del Sole lancia sulla destra a cercare Luciani, che corre, anticipato però l'ottimo intervento di Cialli, che parte in offensiva, subisce fallo da Schiavi, spalla contro spalla, scivola Cialli, subisce però il fallo prima superata la linea di centrocampo, già battuta, corta da verso Ruggeri, cross in area di rigore, anzi fuori, scivola per Antolini, bella palla per Guidi, che al momento della conclusione scivola anche lui all'interno della lunetta dell'area di rigore e riconsegna palla al portiere di oggi, che è D'Andrea, rilancia a corto D'Amato. Ruota lo spazio! Del Sole allarga sulla destra a cercare Foscarini, fa troppo lungo, non può arrivarci. Il costino numero 22, rimessa in zona offensiva per Montagnola, già battuto da Ruggeri. Scambio verso il numero 9 Guidi, spalla contro spalla che favorisce il numero 16 Lattanzio. Ancora gira verso Ruggeri, e qualche offensiva, Camerini imbucata verso il numero 9 Guidi, che si gira, chiuso però da tre giocatori della Locomotive. Può ripartire l'offensiva bianco-arancio con Del Sole, la gira su Bellini, anticipato da Rossi, palla ancora buona però per il Montagnola, che gira verso la propria difesa non rischiando niente, il giro palla affidato ancora a Cialli, la fascia di capitano l'abbraccia, si abbassa Scafetta ed è pronto a lanciare, alza lo sguardo Scafetta, temporeggia un po', ora preferisce andare corto da Paolo Antoni. Fuori step! Ancora, verso Scafetta. Schermo, messo bene. Gira verso Bianchi, si è abbassato ancora nella linea dei difensori centrali. Camerini riceve la sfera, poi deposita al Cialli. Guarda qui. Centrocampo, non ci sono spazi. Si torna ancora indietro verso il numero 19 Camerini, che alza lo sguardo. Va da Primitera, ancora una volta in sovrapposizione. Palla ancora per lui. In due su quella fascia. Primitera allora va con il mancino verso il cross, Antolini. La blocca con la coscia, poi ancora palla buona verso il numero 16 Lattanzio, sulla posizione di Ruggeri, palla è per lui, capita però in qualche modo, forse arriva allo stesso momento, chiuso da Luciani, che sbaglia il disimpegno, recupera solo per un istante il Montagnola, perché la riperde un'altra volta e lancia in avanti, buona verso Schiavo, riesce a colare Cialli, 2 contro 2, Schiavo, serve di Geronimo che entra in area di rigore, però non è troppo per lungo per lui, esce bene Denisov e la blocca. Siamo troppo alti! Se la sbaglia, no? Il rischio. Troppi errori tecnici, ragazzi. Più concentrati. Si è preso il Montagnola. Concentrati sui passaggi, ragazzi. Non ne possiamo sbagliare così tanti. Paolo Antoni. Passa lo sguardo, va centralmente a cercare i Guidi. Non c'era. Ragazzi, per favore! Da Amato. Gira verso Foscarini, numero 22, torna in area attaccato dal numero 16 Lattanzio. Si irregolarmente, Foscarini comunque riesce a recuperare ancora la sfera e poi va fuori, la messa andrà per si può far meglio, dico così, giochiamo a due tocchi, per favore, è meglio, per favore, si può giocare meglio di così, pallone, non ci dobbiamo girare sempre e cercare la giocata, palleggiamo, ragazzi, pallone, ancora. Grazie. Abbiamo stoppato in questa maniera la nostra postazione. Stoppato con la coscia, ha fatto veramente male. Dai ragazzi, meglio, sveglia che stanno giocando. Era solo Camerini. Vieni fuori a chiudere la verticale. Lattanzio. Gira ancora verso Camerini. Ora Bianchi. Va dal solito Primitera, la solita sovrapposizione del numero 2. Accettata. Ora Paolo Antoni. Gira ancora verso Bianchi. Scafetta. Ruggeri. Verticale dietro. Sale Cialli, non pressato, nella prima del quarto offensiva. Lancio sulla sinistra. C'è poi il numero 3 Rossi, che riesce a filare però Foscarini, che si vede un tocco di mano, rimessa, però sarà per Montagnola. Partito subito verso Camerini. Ed ancora verso Lattanzio. Gira, Scafetta. Da fascia a fascia, bello lo stop di Primitera, dietro sul massimo, cross, non la rigore ancora, adesso il primo palo, troppo. Vediamo! Sul portiere, esce D'Andrea e la blocca.
lancia loro sulla fascia sinistra, non c'è nessuno, anzi per Vitera stoppa bene il pallone e poi la segna a Paolo Antoni, però la perde, rimessa laterale, sarà per la Locomotive, già abbattuta per Santolini che va via in grande stile, vanno gli spazi, si appoggia al numero 27 Bellini, la verticale ancora verso Puzzo, Luciani stoppa male il pallone, arriva in circolazione comunque il numero 22. Dai, amici. Ora Schiavo va via in mezzo a tre giocatori. Schiavo, rimpallo lo favorisce ancora. Nel quarto offensivo a destra, scambia ancora verso Puzzo, dietro verso Bellini. Ancora Puzzo, può anche calciare da lì. La verticale verso Di Geronimo, chiuso. Un ottimo intervento di Camerini. Può ripartire allora in Montagnola. Lancio in una diagonale splendido verso la salita di Rossi. Uno contro il portiere. Arriva però in aiuto. Va bene, Gabri, va bene, malissimo Rossi con l'esterno destro delle palle, bella palla d'esterno, una rimessa laterale, anche la preparazione andava bene, più precisi poi, pallone splendido verso Rossi, in velocità ha bruciato Foscarini, però linea dell'area poi con l'esterno destro ha manato il pallone di tutta la rimessa verso la rimessa laterale, Privitera scambia dietro verso Bianchi, ancora Privitera sbaglia però Bianchi, fuggio di 2 metri verso il compagno, allora guadagna campo la Locomotive nel reparto offensivo di sinistra, verde palla però qui Del Sole attaccata da Scaffetta, una signora dei migliori dei suoi, e riesce ancora Camerini dalla mischia centrale da Scaffetta, stoppa male il pallone, recupera allora Puzzo davanti verso Schiavo, capisce tutto ciò, lui scivolata può ripartire, allora Scaffetta supera la mezza centrocampo, doppio passo di Scaffetta nel centro destra, in bucata verso Guidi che però ha fatto il velo, le rifiniture ragazzi, concentrati sulle rifiniture, ora Schiavo, anzi D'Andrea sbaglia, calma D'Andrea. Ludo, calma, facile Rossi può arrivare soltanto per qualche istante perché sbaglia lo strappo con il parte, allora diciamo, lascio in avanti a cercare Schiavo di... Con il ginocchio c'è arrivato Bianco, ora Puzzo gira ancora indietro da Antolini, sbaglia Antolini, recupera Rossi, può partire il contro 2 contro 3, Rossi con 3 di gol sul mancino, fino a diagonale, anzi va sul destro, messo giù, calcio di rigore per il Montagnola, minuto fallo tutta la vita, 12, ragazzi ma perché ci stiamo a fare così del male, anche ammonito Amato, entrato in area di rigore Rossi, rientrato sul destro per calciare, affondato, fallo che nella nostra costruzione sembrava netto di Amato, sbagliato però Antolini a rilanciare la lanciata in diagonale verso Foscarini, pallone debole, la recuperata da Rossi che è partito in contropiede da solo, ha fatto 20 metri per tornare di rigore, messo giù, sul punto di battuta andrà Scaffetta, minuto 13 nel primo tempo, Scaffetta contro D'Andrea, ricordiamo che D'Andrea non è un portiere ma non c'è Rizzi per l'indisponibilità dell'ultimo minuto, allora D'Andrea contro Scaffetta, va Scaffetta 1-0 per il Montagnolo, giusto, ragazzi, pieno, ragazzi, prepotenza al minuto 13, Scaffetta fa 1-0, un po' più di personalità in campo serve, dai, forza dai raga. Più precisione innanzitutto, più precisione, non ne dobbiamo forzare le giocate. Riparte allora Amato servendo il compagno, riparte Antolini, hanno combinato un bel posticcio i due, uno sbagliando il pallone in diagonale che poi ha fatto partire il contropiede di Rossi, l'altro commettendo proprio fallo in area di rigore su Rossi. Ora parte Bellini, la sovrapposizione arriva di Foscarini, viene messo giù, calcio di punizione a tre quarti, offensiva a destra per la Locomotive. Arbitro fischierei? Non c'è che nessuno. Calcio questione andrà battuto da Schiavo da tre quarti di destra. Va sul secondo palo a cercare Antolini che è stato anticipato, poi a calcio d'Amato l'ha provato, palla che sfiora la traversa,
basta coperture. Sbaglia in uscita il montagnolo, ragazzi, recupera Bellini. Ora Schiavo sul mancino, uno contro uno contro il numero 16 Lattanzio, che subisce anche fallo, fallo proprio di Schiavo, stizzito per questo intervento dal gioco di gambe. Ruggeri, c'è un cambio di fascia, perché è andato la fascia di destra Rossi e poi altro nella fascia di sinistra. Allora, questa è l'intenzione che ha detto il mister. Lascio Ragnamara ancora a cercare Ruggeri, che può correre, c'è anche la stanza di pallone, ora proprio lasciato verso Ruggeri, può anche crossare da lì, cross esterno sinistro, fuori l'area di rigore, ci arriva comunque Camerini. Rumina a cercare ancora Rossi per partire all'ora del sole. Lancio in avanti, Schiavo stoppa bene il pallone, uno contro tre, Schiavo è da solo, ora salgono i suoi compagni, l'esterno di sinistra a cercare Di Geronimo in velocità, uno contro Privitera. Di Geronimo verticale ancora verso Schiavo, filtrante in area di rigore, non ci ha capito l'intenzione del compagno Apuzzo, palla fuori. Rossi gira in dietro verso Bianchi, poi c'ho il capitano numero 20, alza lo sguardo Ciolli, non vede sbocchi offensivi in avanti, ora sì, lancio in avanti, anzi una finta, ma ancora dal numero 4 Scaffetta, autore del gol, anticipato però da Amato, ancora Bellini, l'esterno verso Apuzzo, non si vede il triangolo, può ripartire, allora in qualche modo il Montagnolo ancora in anticipo, è andato Amato, Apuzzo, lascio sulla sinistra, cercare Di Geronimo, forse è fuori gioco, esce in qualche modo però, determinante ancora Denisov, in uscita, era fuori gioco, senza la bandierina del quarto uomo, riparte Privitera sulla fascia destra. La spinta c'è sempre, Privitera su quella parte e ora subisce proprio una spinta. Fallo di Apuzzo, tre quarti offensiva di destra, calcio di punizione per il Montagnola. Calcio di punizione affidato all'autore del gol dell'1-0 Scafetta. Si appoggia indietro da Bianchi, lancio in avanti, arriva la sponda in qualche modo di Rossi, palla che più un campanile che una sponda, Antolini la riferisce in qualche modo ancora però su giocatori in maglia rosso-blu, Camerini scivola a terra, tutto buono, largo verso Privitera, subisce fallo questa volta Camerini, ancora del quarto offensivo di destra, ancora fallo, ancora calcio di punizione per il Montagnola, ancora Camerini a subirlo. E c'è ancora il punto di battuta Scafetta, l'autore del gol del momentaneo finora decisivo 1-0, minuto 19. Mancano 21 più recupero al termine del primo tempo di questa penultima, anzi terz'ultima giornata di UEFA Super League, prima di playoff, di terz'ultima di regular season. Dove Montenegro sta specchiando le aspettative, ma verso la porta Scafetta, almeno che non scende tantissimo, battiva male, e scambietta questo calcio di punizione. Costruire con intelligenza, costruire con intelligenza, dice il mister, i suoi giocatori, la locomotiva infatti fatta dal basso, da Andrea, sono le uscite Antolini, sono le uscite, Antolini va esterno da Barone, il capitano di campo, Capri, ragazzi, posizioni di ricezione messe bene, si è chiuso giro, prendi campo, ancora posizioni di ricezione, scanna col compagno di reparto Antolini, lancio in verticale a cercare del sole che va direttamente verso la porta, non c'era nessun compagno, Denisov esce, la fa sua, va verso Bianchi, Scafetta verticale verso Privitera, ancora indietro da Bianchi, ennesimo giro palla delle Montagnola, estenuante questo giro qua. Scafetta
quella è efficace, perché poi si regalano spazio come in queste occasioni verso Guidi, la gente era malissimo su Ciolli, che a quel momento è scivolata dalle gare, però Bellini può ripartire, allora Bellini la gira verso Apusso, può anche calciare da lì, prova in porta, la sua terra fuori, insomma, l'ha controllata, l'ha vista uscire, prima vera occasione pericolosa, almeno questa era l'intenzione della locomotiva, si può dire verso l'aspetto della porta, minuto 20 di gioco. Ciolli parte corto da Bianco, arriva Camerini sulla sfera in avanti a cercare l'attacco, si è aperto dall'altra parte il numero 24 Volantoni, palla è per lui, esce da Andrea che copre la sfera, bravo Ludo, palla fuori, bene Ale, va bene quella rotazione, va bene, dai, si la lascia in profondità, l'importante è che lavoriamo bene e Filippo Sostenzio è riuscito questa volta, come troppo lungo Antonini, gira verso il capitano Baroni, inserire il numero 4, poi dice che fa centralmente, da Apuzzo, incastrato, perde palla, numero 77, la recupera Camerini, si appoggia, Rossi, il taglio, arriva, del numero 24 Paolo Antonini, ancora sull'esterno di destra, cross, la sua terra, in qualche modo c'era Bianco, ha ciccato completamente il pallone, anzi è tornato indietro alla sfera. Disponibilità di giocatori in maglia bianca, riparte di Geronimo, la parte difensiva sbaglia di Geronimo, passaggio semplice verso Apuzzo, recupera per l'Italia che con tutta la calma del mondo si appoggia in dietro da Bianchi, ora Cioli sale in pressione numero 26 Luciani, fa la passa verso Di Genio, alza lo sguardo, vorrei servire qualche compagno, arriva la chiusura del triangolo con Paolo Antoni, però arriva il numero anche 22 Buscarina a dire di no, il lancio lunghissimo di Andrea con il tacco, si è arrivato schiavo, il pallone verso Luciani, per in qualche modo arriva ancora la disponibilità di giocatore del Montagnola, lasci in avanti con petto alla propaggine del numero 9 Guidi, sbagliata, ancora una volta, tanti errori stiamo vedendo qui, di una e dell'altra squadra, Barone, bravo Stefano, Antonini verticali di prima, Apuzzo la gira subito, lascio in avanti in qualche modo del sole, non ci arriva però, stanco del sole già, la velocità non è una delle sue note migliori, non era del sole però, bene qui recupero di Geronimo, fa ripartire la sua squadra ma sbaglia ancora un'altra volta in fase di impostazione, difensore centrale da Locomotiv, recupera Camerini sulla fascia sinistra, uno contro due Camerini, bene Luciani a recuperare la sfera, poi la Fuscani che guadagna la messa laterale, c'è dietro Lollo, ma ha fatto tutto benissimo, no, c'è dietro Lollo, non la perdiamo, il resto del sole c'è tanto perso Bellini, Apuzzo alza lo sguardo, preferisce però servire Antonini che può partire perché ha spazio, verticale verso Di Geronimo, palla alla porta, riesce a girarsi però subendo fallo, una calcio di punizione, tre quarti, offensiva centrosinistra per la Lokomotiv, ancora 1-0 il risultato, minuto 24, è già la metà del primo tempo, 4 minuti, vai. Corto verso Antonini il calcio di punizione, poi è tornato sui suoi passi e sbaglia ancora una volta la verticale verso un compagno, il tacco c'era di Geronimo, ancora perde palla anche Privitera, allora per arrivare il tiro di Bellini, palmo in mezzo all'area di rigore, chiuso da Ruggeri, ancora buona però sulla fascia sinistra per la Lokomotiv, arriva il cross di Barone, prende in piano un giocatore in maglia rosso-blu, poi il calcio di Apuzzo fuori e di tanto, arriva sconclusionata la Lokomotiv davanti all'area di rigore avversaria, senza idee, tanti sbagli, fase di impostazione, ha regalato tantissimi palloni al Montagnola, infatti il gol del 1-0 arrivando in questo caso, come in questo caso, con un lancio sbagliato di Antonini in diagonale raso terra verso Bianco, verso Rossi che ha recuperato il pallone ed è partito in verticale verso la rigore, è tornato sul destro e poi è stato messo giù da Amato, proprio scivolo in area di rigore schiavo, ma non c'è niente, c'è il calcio d'angolo, primo calcio d'angolo del match, andrà a battere la destra di Denisov, andrà Puzza a battere, con il mancino a rientrare, 7 giocatori della Lokomotiv in area di rigore,
Minuto 25. Va sul secondo palo con i pugni. Denisov ancora buona per Abruzzo, che può anche grossare di prima verso la porta di testa. È arrivato il pareggio del solito Antolini, sempre sul secondo palo, sempre a colpire di testa, sempre a 1-1. Mattia, Mattia, Mattia. Partita imperfetta, parità 1-1, minuto 25, la pareggiata Antolini, calcio d'angolo di Abruzzo, battuto sul portiere, i pugni di Denisov ancora verso l'esponibilità di Abruzzo, che ha crossato nella rigore di prima intenzione. Sul secondo palo c'era solo Antolini di testa, che ha tolto il gol del pareggio, gol molto simile al gol sempre di Antolini della settimana scorsa, anzi praticamente uguale il gol di Antolini della settimana scorsa. Mentre perde palla ancora in impostazione, il Montagnolo recupera ancora Abruzzo, sale Foscarini sulla fascia di destra, si è svegliata in qualche modo la locomotiva, un quarto d'ora al termine del primo tempo di Geronimo, da parte offensiva di centro-sinistra, poi un alzato dal sole, buona per l'inserimento di Luciani, che però si trovava in fuorigioco. Vieni Mattia. Allora deve stare attento il Montagnola, ragazzi, perché è molto pericoloso. Lo conosciamo, la locomotiva di questa seconda fase di campionato ha cimolato tantissimi punti. Era a 0 punti dopo le prime 6. La locomotiva ora a 2 giorni dal termine può rientrare nella zona di playoff. Antolini ancora di testa, disimpegno errato, lancio in avanti di Camerini a servire Guidi, troppo lungo, in qualche modo Barone si complica la vita. Ripetiamo, spedendo il pallone fuori. Aspetta, la presa è una palettina stranissima. Per non uscire, il pallone di Barone, allora Ruggeri si appoggia dietro da Scafetta. Vedete il gol del Montagno 1-0. In avanti, il tiro di Paolo Antoni, un passaggio per D'Andrea che la blocca. Barone, Abruzzo, scambia ancora dietro con Barone, esce dalla propria area di rigore, è pericoloso qui. Uscita di Barone, la verticale verso di Geronimo, non ci arriva neanche Abruzzo. Allora, rimessa laterale ancora per il Montagnola, a battere andrà a Privitera, scarica dietro verso Bianchi, ora Ciolli, Scafetta, solo Scafetta a campo, può salire, invece decide di servire in verticale Camerini. Ancora si appoggia al numero 4, sale Ruggeri sulla fascia sinistra, palla per lui in diagonale, ancora Ruggeri non ci arriva, bravi, ora bravi, non ci arriva Ruggeri, giocano molto sulle fasce i giocatori del Montagnola, aspettano i giocatori sulle fasce, vanno la sua posizione per poi servirti, la ci arriva Camerini con il petto, cambia gioco, sale per evitare a farla, è per lui il numero 2, il terzino destro, la verticale verso Rossi, non è riuscito a passare, recupera l'ora di Geronimo, Abruzzo, anzi è Bellini, chiuso in mezzo a due giocatori, riesce a passare in qualche modo, l'eleganza di Abruzzo, subisce anche fallo, ora del sole, scambia con Bellini, da terzino a terzino, Foscari, numero 22, avanti verso Luciani, anticipato da Ruggeri, poi Lattanzio, chiuso, due giocatori, si rifugia dal proprio portiere Denisov. Minuto 29, Bianchi, ancora Privitera, gira ancora indietro verso Bianchi, si complica un po' la solo per Bianchi, stoppando male il pallone, ma poi la recupera. Antolini svetta di testa su Guidi. Privitera in anticipo, può ripartire allora verso Luciani, la verticale verso Schiavo, anticipa anche Ciolli, Schiavo riesce a girarsi in mezzo a due, può anche calciare, entrare a rigore da destra, scambia proprio verso Luciani, arriva al cross sul primo palo, esce, Denisov la blocca. Forza Nico, Mattia, appena puoi sposta Nico Ciccio, vado donna qua. Fuori uno. Scafetta. Arriva Lattanzi, costretto però a tornare in indietro dalla pressione data, la pressione di Foscarini, si appoggia ancora a Scafetta, dietro per Ciolli,
esterno di destra in avanti a cercare ancora Ruggeri al segno. Scusate. Che subisce fallo. La corta verso Camerini, ancora verso destra, da fascia a fascia, ogni azione del Montagnola. Brividera in avanti a cercare Guidi, ancora anticipato da Antolini, ottima partita ancora di Antolini anche oggi, al di là del gol, al di là della sbavatura che ha permesso 1-0 del Montagnola, che entra in area di gol da destra con Rossi che intira anche il tiro grosso deviato ancora da un ottimo intervento in scivolata del solito numero 33, del solito Liam Antolini. Primo calcio d'angolo anche per il Montagnola, ben battuta anche questa alla destra, il portiere d'Andrea, il portiere di oggi Andrea. Finora il calcio di rigore non ha subito tanto, si diverte il portiere della porta, devono approfittare il Montagnola perché comunque il portiere che gioca è un attaccante, perché fondamentalmente Andrea nel stato attacco gioca in porta, non è mai il suo ruolo, la prima volta che gioca in porta. Pronti a saltare, non ha approfittato ancora il Montagnola che ora batterà questo calcio di d'angolo con scafetta, quello del gol del 1-0, del momentaneo 1-0, con il destro a uscire. Destro. 5, ora 6 in area di rigore, battuto sul primo palo, stoppa benissimo, ripeta Puzzo, può ripartire in velocità Puzzo, 3 contro 5, Puzzo si chiude però sulla fascia sinistra, parte da solo Puzzo, non servito, ora sì, Luciani male però, perché può ripartire allora ancora una volta Paolo Antoni, lascio in avanti, capisce tutto ancora di testa Antolini, poi Del Sole, Barone ancora dietro per Antolini, il giro palla ora è della piazza giusta, una delle due squadre che gioca veramente bene, palla a terra in questa EFA Super League, di intacco c'è anche Schiavo, subisce palla a centrocampo Bellini, primo ammonito anche per il Montagnola, è Paolo Antolini. Stai calmo adesso, continua a giocare, stai calmo, va bene, dai, gioca, cose semplici, ghiaccio, ghiaccio. Ancora a terra Bellini, mentre la Borghesiana è passata in vantaggio il Maccabi, sblocca la finale di Coppa MIV, 1-0 per il Maccabi, 1-1 qui invece al centro sportivo dell'Urbe Tevere, minuto 33, mancano 7 più recupero, 1-1, una bella partita aperta sia da una parte che dall'altra, Montagnola 1, Locomotive 1, 1-0. Arrivato sul calcio di rigore, gol di scafetta, 1-1 di Antolini di testa sul secondo palo, ancora Antolini a segnare, ha fatto 3 partite della Locomotive nell'ultimo mese, 3 volte assieme ad Antolini, 3 volte di testa e 3 volte sul secondo palo, 3 calci piazzati, uno schema che usufruisce molto spesso efficacemente, potrei dire, la Locomotive, proprio Antolini a battere il calcio di punizione dalla limite del centrocampo. Batte corto verso Del Sole, ora va verso Fuscarini, numero 22, può anche crossare da lì, va in area di rigore a cercare Bellini che si gira sul sinistro, calcia Bellini, deviazione, la palla prima la lettura stranissima, non è deviazione, era fuori, parte Danny Sombra. Altro cambio di fasce per il Montagnola, perché ora è andato il numero 16, Lattanzi, a fare l'esterno attacco di destra, è tornato Rossi a fare l'esterno attacco di sinistra, il vertice del centrocampo affidato a Paolo Antoni. Mentre è arrivato il 2-0 del Maccabi, uno dei giocatori più forti in rosa, che è Kalinic. 2-0 Maccabi, che mette un'ipoteca sulla vittoria della Coppa MIB. Si è sbloccato la finale qualche istante fa, è il 2-0, il raddoppio del Maccabi. Mentre qui il Montagnola esce bene, mi ha scivolato del suo a recuperare la sfera, la perde però, è rimessa a dare battuta da Primitera, scambia con Guidi, ora Lattanzi gira ancora indietro da Primitera che va via di una finta con il mancino che non è il suo piede, ancora Lattanzi, Guidi sbaglia, Fiori, anzi Guidi in scivolata ci è arrivato però scafetta, la gira dietro verso il capitano Ciolli, alza lo sguardo a cercare
Rossi anticipato da Foscarini, poi gamba tesissima del numero 4 Scafetta, calcio di punizione a centrocampo per la Locomotive. Va bene, va bene, va bene, va bene. Stefano in posizione di tre quarti che può prendere palla. Uno deve dare ampiezza alle ragazze, uno ampiezza e uno dentro a sinistra, oh, ragazzi, uno dietro, Bellini, del Sole, ancora Bellini. Di tacco, intervento di Ciolle, dire di no. Buona per Guidi, chiuso, però da Antolini con partecipazione con Bellini. Avversa Puzzo, che può anche calciare la verticale verso Schiavo. Spalla alla porta, adesso a girarsi, a calciare a giro. Denisov la blocca senza problemi. Corta da Brivitera. Lattanzi, verticale ancora verso Guidi, che è rimasto fermo, ancora un anticipo di Antolini, del Sole, però prolunga verso Schiavo che subisce fallo, no. questa di mio avviso, rimatterà Schiavo, tutto buono. Ciolli, dai Ciolli, veloce Ciolli, veloce Ciolli, veloce, tira palla ragazzi, stiamo fermi. Diversare il ritmo il mister del Montagnola. Ciolli, lancio in avanti, arriva in questa occasione verso Ruggeri di testa, c'è da Foscari, no, perché viene anticipato da Rossi, c'è Amato però sulla sfera, ma va sbilanciato irregolarmente, calcio di punizione con la difensiva di Amato, che dopo l'intervento da fallo di rigore, da calcio di rigore non ha commesso più una sbavatura, ma gira verso il compagno Antolini. Aperto, 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 che c'è Stefano fuori, Bellini, non si appizzo, ancora la verticale verso Schiavo, palla che passa, è ancora a terra Schiavo. Le urla di Schiavo, l'intervento di Ciolli, ma qui le strade per il calcio di punizione secondo me non ci sono, nel senso Ciolli è entrato in scivolata sul pallone, il pallone che è passato, era passato Schiavo che poi è volato a terra da solo, almeno la nostra postazione questo si è visto. Per sentire le urla di Ciolli e le imprecazioni verso di Schiavo e le imprecazioni verso Ciolli, che di esperienza forse, ecco, di esperienza ha colpito Schiavo. Quindi gioco interrotto a 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo, ci sarà recupero, eh. Il gioco è stato un po' spezzettato soprattutto in questi ultimi 10 minuti di gara. Ancora a terra Schiavo, ragazzi, basta, ma pure se fosse un palo centrocampo, basta, vai per piacere, vai, basta, addirittura da Andrea esce dalla palla di rigore per lamentarsi del fallo da centrocampo, portiere. Mentre continua il battibecco tra Ciolli e Schiavo. Schiavo dice frasi poco carine nei confronti di Ciolli. Dice sono un metro avanti, come ho fatto a fare fallo. Dice invece Schiavo ribatte che con l'esperienza l'ha fatto questo fallo, mentre è pronto un cambio per la Locomotive, perché non ce la fa Schiavo, mentre è pronto Berardino a entrare. E non ce la fa Schiavo, primo cambio obbligato per la Locomotive, a un minuto dal termine del primo tempo è entrato Berardino ed è uscito Schiavo, soppicante, vistosamente soppicante. Ora Berardino a fare la punta, numero 7, di solito è un esterno d'attacco. Giro palla di Antolini verso Amato, c'è avanti verso Berardino, oscurato però da Ciolli, verticale sbagliata di Camilla, ripartire del Sole che si ferma, grande tecnica Berardino, attaccato però da Bianchi, subisce fallo Berardino, la spinta del numero 19, anzi la camerina per aver fatto fallo. Il
Vediamo un po' l'arbitro quanto segnerà di recupero, mentre il tempo effettivo già se n'è andato, 40 minuti sono già passati. Antolini, un minuto di recupero, ultimi 60 secondi di gioco. Antolini va in una diagonale a cercare Luciani, la palla è buona ma per Berardino era di rigore, ma il giocatore della Locomotive si lamenta per un fallo di mano che almeno da qui era nettissimo. Di Ruggeri ha proprio stoppato con il pallone alto, quasi schiacciata la palla a volo. E niente, buona il pallone per Rossi dall'altra parte. Uno contro uno contro Amato, ma via ad Amato, non però a Bellini. Ottimo riferimento difensivo del numero 27. Ora ad Andrea, rilancia il pallone più alto che lungo. Il pallone di Andrea a centrocampo, allora alla meglio Camerini, riesce a recuperare la sfera, si appoggia a Ruggeri. Esce in avanti a cercare Guidi, oscurato. Bene, qui Amato. A dire di no, con la spalletta, numero 24 Paolo Antoni, gira verso numero 16 Lattanzi, va da Privitera, cross con il mancino di testa, ancora Antonini a anticipare il numero 9, ora riparte in qualche modo tacca, del tacca, senza sole, contà. ma non c'è più tempo, finisce i primi 40 minuti di gioco, finiscono in questo momento con il parziale di Montagnola 1, Locomotive Casilina 1, la sbloccata Scavetta sul calcio di rigore, la pareggiata Antolini. Qua pure sta la scuola con te sta? Forte vero, questa è la forte di gioco, quando mi vuole venire a dormire a scuola. Più piccolo di me. Questo. Ma no, ma io capisco, una botta, di cosa? Per Montagnano è entrato Cecconi, è uscito Paolo Antoni, è entrato anche il numero 7 Nemesio. Ora andiamo a vedere anche i cambi della Locomotive, perché è entrato Fiori, numero 30, è uscito Luciani ed è entrato anche il numero 3 Carradori. Mette in parte Privitera, il tacco non riesce ad andare via, Di Geronimo cambia proprio su Carradori, che è dal posto di Del Sole, anche dritto di là, anche controllo, boom, di là, lascia il pallone Antonini, diventa buono per il numero 21 Cecconi, che manca lo stop. Bene Barone a andare via, con una scivolata ci arriva Cecconi sul pallone, ma invece no, bravissimo, è stato stompostissimo Cecconi. Andrea gira per Santolini, Carradori scambia ancora con Antolini, Barone con Antolini, scambia verso il proprio compagno di reparto Amato, può salire mentre va a fare di rigore, poi scambia la sfera con Foscarini che si rifugge ancora da Barone, che rilancia il pallone più lontano possibile. Ora ancora per Carradori la sfera, la verticale verso Di Geronimo anticipato da Bianchi. Lanci davanti da Tanzi a cercare Cecconi, chiuso da Antonini, riparte in contropiede, allora proprio lui, il numero 33, scambia con Bellini. Ora Fiore, bella palla e diagonale davanti a cercare il numero 7 Berardino, chiuso però. Ora ancora verso Bellini, lanci in avanti, bella palla per Fiore, Fiore 1 contro 1, esce, però Dioniso ve la blocca. Lancia sulla sinistra verso Ruggeri. Pallone in avanti, di prima di esterno sinistra, a cercare la testa che arriva di Guidi, profonda, verso il numero 3 Rossi, chiuso da ancora da Antolini.
deviazione, palla buona ancora di testa a Guido, ancora di testa Antolini, giusto a toccare lui, rimessa laterale in zona offensiva di sinistra per il Montagnola, che secondo me può attaccare da sinistra verso destra, ovviamente risponde da destra verso sinistra la locomotive. Scafetta, gira su Privitera verso Nemesio, cross rasata secondo il centro dell'area alla sponda di Guidi per il calcio di Lattanzi con il piede addirittura d'Andrea a dire di no nella sua terra. Andrea ora va per bloccarla, invece forse andrà con il rilancio lungo, va corto invece da Amato, scambia con Cardori che è venuto a prendersi il pallone davanti alla propria rigore. Amato qui rischia, subisce anche fallo, fallo di Lattanzio. Amato batte corto da Antolini, lascia la sfera a Puzzo, la gira ancora verso il numero 33. Carradori, Antolini, è scattato a Puzzo, verticale, sbagliato di Antolini, recupera palla ancora il numero 4, Scafetta, diventa buona per René Mesio, la palla verso Guidi, in tirata di rigore chiuso però da Barone prima dell'ingresso di rigore. Lancio in avanti verso il numero 7 che commette fallo, anzi lo fuori gioco, promesso fuori gioco qui del numero 7 Berardino. Scafetta, pronto ad andare sull'esterno verso Privitera, di prima intenzione ancora verso il numero 21 Cecconi, lo fascia a destra, Cecconi pronto al cross, raddoppiato, riesce a passare Cecconi, bene il numero 21, il cross sul primo palo non esce da Andrea, in qualche modo a spassarla va Amato. Palla di costruzione in materia contropiede 3 contro 3 a Puzzo, va sulla fascia sinistra, scattato di Geronimo può entrare nella vigore con il sinistro, cross deviazione Denisov con un tuffo, va bene, va bene che stava entrando in porta del cross, deviazione del capitano Ciolli. Privitera va avanti, sbaglia la vestire Privitera, recupera Baroni, il capitano va da Puzzo, sbaglia però Puzzo, diventa buona ancora per Fiore, scarica meno verso Bellini, qualche cacciare Bellini alla palla offensiva, siamo al limite dell'area di rigore, chiuso poi il calcio di Bellini fuori dei 20 metri, 25 metri, diamo là che va bene, centro di destra, diamo là che va bene. Ciolli corto verso Bianchi, verticale verso il numero 4 Scafetta, un uso bellissimo il lancio da di Geronimo che si intromette la Privitera in avanti, cercare il numero 9 Guidi, stoppa bene con il petto, subisce anche pallo da Barone, si è sentito tocco di Barone verso la gamba di numero 9 Guidi. Quarto offensivo di destra, calcio di punizione, andrà a battere Scafetta e il Montagnola. Cambia gioco, benissimo, a cercare Ruggeri, che stoppa bene la sfera, verticale verso Rossi, numero 3. Uno contro uno contro Fuscarini, arriva anche il raddoppio, il cross di Rossi, che arriva di testa, la mette fuori Amato, può ripartire, allora la locomotiva riparte però. La propria area di rigore
inizia a spandarsi tre componenti della panchina della Montagnola. Sbaglia in uscita un'altra volta, Rado Comedy recupera, palla al Montagnola con una rimessa laterale battuta malissimo però. Foscarini, rilancia ancora lungo, ancora palla fuori, perché non è uscita. Calcio di Primitera intanto fuori. Parte corto a Puzzo. Antolini. Ora Carradoni gira sulla destra. Bene, qui Foscarini andrà via un avversario, poi viene chiuso dal numero 16 Lattanzio, torna ancora indietro ora Foscarini. Chiuso qui Carradoni, recupera palla, ancora Lattanzio. Centralmente va da Guidi, che può anche calciare da lì Guidi. Via mezzo giocatori, poi l'attacco entra in area di rigore, scivola, riconquista la sfera, si appoggia allora sul centro di sinistra. Chiuso ancora da Foscarini con un tocco di mano evidente di uno scivolato di Lattanzio, ovviamente involontario. C'è il calcio in azione davanti alla propria area di rigore difensiva per la Roma di Boi. Lancio in avanti, ci arriva con il tacco Berardino che va a terra senza subire fallo. Primitera indietro da Bianchi, ancora Primitera. Verticale di il numero 7 Nemesio, chiusa da Barone. Primitera cura verso Nemesio, con il tacco, anzi era Cecconi con il tacco. Barone dietro ancora verso Carradoni, poi Antolini, esce bene dal pressing Antolini, verticale sbagliata però. Recupera quel colpo Scafetti che va giù senza subire fallo, riparte Bellini, via Bellini, bella palla d'esterno verso Fiore, ci arriva in qualche modo Ruggeri, palla ancora buona per fare la sorpresa di Foscarini, non premiata da Fiore che perde però la sfera, recupera allora Ruggeri, in avanti a cercare Guidi, ancora Antolini di testa, sovrastato però da Guidi che va via anche con il tacco sul centro di sinistra, la verticale verso Rossi, chiuso da Antolini. In avanti Carradoni, la sponda di Bellini, poi Pizzo. Qua andiamo verso Antonini, calza lo sguardo, vuole servire di Geronimo, il taglio non è arrivato. Ancora Antonini, ora va, da Puzzo. Ragazzi costruiamo, 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 bravi, bravi. Ancora andiamo verso Antonini, ancora Puzzo, gira qua verso Antonini. Si allarga la linea, 37, la riceve sulla fascia di sinistra, rientra però al centro e si appoggia alla Bellini. Berardino allora, sulla fascia a cercare la salita dall'avanzata di Barone. Occhio crossare da Libarone, punta Primitera, cross deviazione di Primitera, calcio d'angolo sì perché non si può mantenere in campo Denisov. Minuto 47, inizia 7 minuti la ripresa. Cross con il pugno di Denisov, al limite dell'area c'è Barone che la stoppa, può calciare, anzi era amato, va via però sulla fascia di destra, in qualche modo si rialza, poi subisce palla, anzi lo commette. Rimessa laterale non offensiva per la Lokomotiv, va giù Carradoni, subisce fallo, calcio di dimensione per quarto offensiva a centro di destra. Ce ne fai? Io faccio. Marco! Mentre c'è un altro cambio per Montagnola, entra il numero 19.
sì, però ogni volta che mi do il vantaggio squillate. Quindi... Esce primi. Ma che numero? Un po' 10. Numero 16 Lattanzio. Davanti alla difesa Davide, poi vediamo. Ok? È rientrato Camei. 19 lui, cross, di rigore di Fiore con i pugni ancora. Denisov al limite, arriva a Berardino che tira di rigore, entra il cross della sua terra, deviazione di Ciolli, palla ancora che è buona, ancora per Berardino che va via. Poi spinto, calcio di punizione dal limite. Non si vede. Dal vertice, dal limite dell'area di rigore, però il vertice che delimita l'area di rigore dal calcio d'angolo, da lì c'è il calcio di punizione. La plaza era Buzzo con il sinistro da rientrare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 l'area di rigore per la Lokomotiv, più pericoloso è Antolini che è sempre sul secondo palo, sempre indisturbato, dovrebbero marcarlo. Antolini che ha purgato così nel primo tempo. Bello del pari. Primo, mette due primo, in primo, attaccare Denison. Forte! Attaccare forte! Appuzzo, il cross, la dico sul primo palo di testa. Guidi, mettere alla fuori. A mezza roba ci ha detto, ancora buona per Fiore che fa la sponda, non c'è nessuno a rimorchio. E può ripartire allora il Montagnoli in velocità. Bravissimo qui ad andare via Rossi. Uno contro uno contro Amato, anzi è Barone, Rossi rientra sulle destre, può anche calciare da lì, Rossi prende in pieno, capitan Barone, un po' di testa Amato, ancora andare allontanare il pallone, il capitan Barone, Privitera, scambia con Cecconi, sale Privitera, sbaglia però, Cecconi in verticale, può ripartire Berardino dall'altra parte, lo lascia di sinistra, si appoggia indietro, Di Geronimo. Antonio Carradori. Per Antonio subisce fallo da Nemesio. Anti la prova era di rigore, Antonio è pronto a battere il calcio di punizione. Carradori, lancio la sinistra, cercare Berardino di testa, arriva. Intervento di Privitera, buona per Cecconi, per partire Cecconi, il numero 21 si appoggia in dietro da Scafetta, lancio sulla sinistra, salito Rossi su quella fascia, stoppa benissimo il pallone del Mancino Rossi. Tutto un giocatore, entra di quello sul Mancino, poi chiuso col tocco di mano, buono il cross di testa, ci è arrivato Guidi, ma tocco di mano, è netto, di Rossi, gioco fermo, non sarebbe stato buono il gol del 2-1 di Guidi, ma comunque è andata fuori. Minuto 52. Questo è un canale YouTube, questo è un canale. La parte della nostra sede è là. Allora si vede. Ah, si vede. Però non faccio noi. Siamo in diretta. Attivo Robby, attivo, attivo! Amato. Perde palla con Guidi che tiene di rigore sovrastato. D'Antolini. Non so proprio che fai. Carradori. Fiore. Sbaglia ancora Fiore, libero ancora Scafetta, fatto male in partita da Fiore, vestiga di Scafetta, ancora chiuso da Antolini, Apuzzone, Di Geronimo, per Mitera su di lui, Di Geronimo riesce qualcosa a scavalcare il contendente, bella palla per Apuzzone, verticale non viene a rigore, Apuzzo al limite viene fermato, anzi no, calcia ma accicca il pallone, subisce anche fallo, calcio di punizione giallo, addirittura per Camelli, anzi no, fallo giallo di Menesimo. La situazione un'ottima posizione per la Lokomotiv. Metto di sinistra, 20 metri, e è pronto un altro cambio per il Montagnola, pronto ad entrare il numero 25, Basile. Vieni, vieni qua, vieni. Devi entrare, vieni. Dammi. Che numero hai? Esce e 4 in barriera Denisov, esce Primitera ed entra Basile. Berardino sul punto di botto, non si sono buttati anche due cambi per la Lokomotiv.
Vai! Va Berardino. Cambio! Portetto. Cambi! Vince! Cambio! Berardino. Oscar! Con il doppio cambio. Tra della Valle. Dai, Michi! E Cinchetti. Però! Ha caricato. Cioè, un po' lo fa. E se Barone e Di Geronimo. Se chiede il VAR, stop questo sotto. E tanto ci sarà sul telefono. Marco! Fascia Marco! Vai! Veloce Matti! Da fare il terzino destro della Valle, si è spostato sulla sinistra Fuscarini, andando a fare la punta di riferimento Cicchetti, Berardino da larga sinistra, scoscio di Germano. Bene qui Fuscarini, anche sulla fascia sinistra, recuperare la sfera, corta per Berardino che sbaglia, recupera nel mezzo, dietro per Barone. Bravi! Dai ragazzi! Basile, Denison, morto da Bianco. Lancio in avanti, c'è solo Antolini con il sinistro, prima intenzione Nemesio, poi Scafetta gira sulla sinistra, ancora verso Ruggeri, può partire il numero 14. Chiuso Ruggeri, si ritorna indietro, davanti allora per Guidi, fa la sponda verso Rossi, il punto della Valle lo supera, quella che ancora non è uscita. Sopra qui da Amato Rossi, Amato il giocatore davanti a lui, palla che riesce a passare lì, sono Ragoni, si vede il triangolo, la fascia destra, Fiore, ci arriva in qualche modo Fiore, quello Caradori, c'è cioè, libero sulla fascia sinistra, solissimo, arriva, punta a Bavolo, ora Berardino si accentra, bella palla che passa verso Cicchetti che calcia 2-1, ma tutto fermo, fuori gioco. Ma non si vede. Questo è il fuori gioco. D'attenzione. Ciolli. Bianchi. Basile, Camerino, Nemesio, sbaglia Camerino, Nemesio che passaggio, Prividera, Carradori, Cicchetti sbaglia in qualche modo, della Valle sorpreso, può ripartire allora Rossi, che è velocissimo Rossi, poi ora si ferma, punta ancora della Valle, lancio verso il centro dell'area di rigore, in qualche modo Foscarini ci è arrivato, poi numero 4, Scafetta, va via. Non si intende però il compagno Rossi, la rimessa laterale sarà per la Locomotive. Tutta andata da della Valle verso Amato. La gira dentro la povera di rigore con Antolini. Foscarini di prima. Allora che passa, qualche modo, ancora Foscarini. Berardino. Enrico, favolito c'è l'uomo, eh. Poggia in dietro. Da Bellini. Ora Carradori, a spazio Carradori, serve in avanti Fiore, ci arriva in qualche modo Ciolli. In calcio d'angolo. Lui è battuto da Fiore con il sinistro, lascio lunghissimo cross all'altra partita, non può arrivarci Antolini a rimocchio. Basile. Dietro verso Bianchi, poi Ciolli, verticale verso Camerini,
al sala sfera, verso Cecconi, bel lancio sulla sinistra a cercare Guidi, però a fare l'esterno, di testa ci arriva Guidi, chiuso per via della valle, era fuori. A lungo della valle, verso Caradori, palla che passa, passa anche Caradori, ora Cicchetti, in qualche modo perde il pallone, la recupera Camerini, allarga verso la sinistra dove c'è Guidi che crossa con il mancino, Antonini scivola da dire di no ancora una volta, ma della valle la mette fuori. Ora Ruggeri, appoggia dietro da Ciolli, Bianco, lancio verso il numero 4 Scafetta, alla che passa, non ci arriva però Rossi. Denisov esce dalla propria di rigore, alza il pallone al centrocampo, Fiore di testa ci arriva in qualche modo a prolungare la carra, ma Basile la allontana più lontano possibile, una scivolata buono qui l'intervento di Basile, buono per Nemesi, in avanti a cercare ancora Rossi che va ancora via, ne ha ancora Rossi, entrare di rigore da destra Rossi, scivolata di Amato, dice che prende, dice che prende il pallone, ma tutti chiamano il VAR, mi chiama il VAR di chi? Tutta la vita chiama il VAR, chiama il VAR, perché a me una volta non me l'hanno fatto fare. Noi da qui non si sa. Penalty non si può fare con questo VAR, no? E va il VAR, arbitro.